Ciao a tutti, nuovo video, praticamente è una challenge che ho fatto 2 settimane. Una settimana sono riuscita a prendere di cosa sto parlando, l'altra con il tempo ve la farò vedere. Comunque è una challenge di vestiario. Praticamente non ho visto se esiste, ho cercato non che esista, taggo chiunque veda questo video a provare a vestirsi per una settimana, tipo da lunedì a venerdì, sabato, domenica, fate come volete, di tonalità di colore. Io ho provato a fare con il blu, che ho molti pochi capi blu, e l'ho fatta con il nero, se no una marea perché sono a lavare. Vi farò anche quella del nero, però oggi vorrò fare quella sul blu, sempre ovviamente per ora estivo. Poi farò anche l'invernale, che avrò anche più colori, perché non ho tanti colori, già ho fantasie, però sempre ho un bianco, un nero, un blu. D'estate non ho grigi, ho pochi grigi, più o meno nero, bianco, blu. Bianco non ho quasi niente, quasi solo le magliette, basta. Potrei fare bianco e nero. Comunque vi faccio vedere. Per 2 outfit della settimana ho messo questi bermuda. Sono bermuda da uomo di Tezenis, molto comodi perché come è un po' più curvi nella parte di sotto, sono molto comodi, arrivano fino alle ginocchia. Li ho messi con dei giorni, un giorno, due, poi c'era tanto caldo, con una maglietta bianca normalissima, io ho preso quella di Zara, però con una maglia bianca, scarpe rigorosamente blu simil Superga. Era un outfit, maglia bianca e bermuda, se no con questo diciamo di più, con questa blusa canotta di Zuichi dell'anno scorso, tutta a righe, fatta così, e poi va molto molto svolazzante, molto carina, rigorosamente con scarpe basse da ginnastica blu, scarpe e anche borsa blu e accessori blu. Ho indossato anche le jumpsuit, che sono le tutte intere, c'è moltissimo. Questa blu scuro che avevo preso da Abruzzese, veramente morbidissima, fatta così, rimane così, e poi a finire lunga, è comodissima d'estate, infatti l'ho usata sempre con le scarpe blu e le borsa abbinata. E poi questa, che presa l'anno scorso da OVS, regalo di compleanno, che è così davanti, così è davanti, dietro ha un'apertura carina, aveva l'elastico, me l'ho fatto togliere da mia mamma che io non ne sopporto. Tutta la parte del pantalone è larghissima e arriva a 3/4. Sì, segni di molletta perché li ho lavati e stesi. Veramente comode, veramente morbide. Se che metti gli accessori sono anche eleganti, quindi ve le straconsiglio. Io per ora ne ho blu e nere. C'è un'altra blu che voglio far vedere, presa 2 anni fa da Tallywhale,
taglio, non lo so, le zanzare mi uccidono. Questa qui, che è anche questo, ha fatto togliere l'elastico perché non lo sopporto quello in vita, mi fa gonfiare. Fatta così, ha uno scollo molto profondo con questa fantasia. Qui c'era l'elastico, l'ho fatto togliere, lo odio. Ha le taschine e poi finisce tutta dritta. Non è a pantapalazzo come quelli lì, finisce solamente dritta. Non è attillatissima, è abbastanza attillata. Non so se la potete reperire, però è molto, adesso è molto comoda. E niente, questo era il video. È una fashion challenge con me stessa, con il mio armadio più che altro, trovare delle, sempre per una settimana, per lunedì al venerdì, dei capi di abbigliamento di una tonalità di colore con le sfumature. Io questa era una tonalità blu. Farò quando saranno pronti i panni, saranno asciugati, farò anche quella del nero. Spero che il video vi sia piaciuto, vi taggo tutti e tutte. Anche se non fate video, fatemi sapere gli outfit perché sono curiosa. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, perché io non ne ho visti altri così. Infatti volevo farlo anche in piedi con tutti gli ometti, ma non ho ometti per i pantaloni, neanche per le jumpsuit ho ometti. Fatemi sapere se vi è piaciuto con un like, un commento, iscrivetevi al canale e niente, seguitemi sui social, il mio preferito è Instagram ovviamente. Con luce delle labbra ho il Dazzle di L'Oreal e il Kiko quello azzurro. Come smalto, che durano tantissimo, sono quelli della Astra. Questo è fantastico, quello marroncino, dura tantissimo, sia questo che l'altro che ho provato. E niente, vi mando un bacio grosso grosso, un abbraccio, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.